giorni sarà Napoli-Milan. Ricordiamo anche i vecchi Napoli-Milan. Qual è quello del vostro cuore? E poi tanti ospiti ultimissime da casa Napoli. Eccoci cari amici all'ascolto. Buongiorno da Dario Sarnataro. Saluto in regia Mario Palegiano, Andrea Falco e Raffaella Auriemma che mi hanno preceduto, parlando già di Napoli-Milan, ovviamente anche di questa provocatoria, non so come definirla, designazione di Rocchi che ha deciso per Orsato e anche per Valeri, ovvero la coppia mitica, tra virgolette mitica, di quell'Inter-Juventus del 2018. E ho detto tutto, però come nell'intro ho già anticipato, qual è il vostro Napoli-Milan del cuore? Perché ce ne sono tanti Napoli-Milan storici, una grande classica del calcio italiano. Qualcuno potrebbe ricordare, quelli che hanno la mia età o anche quelli un po' più grandi, il 2-1 del Napoli-Milan dell'87 col gol incredibile di Maradona, stop di sinistro, dribbling di sinistro e gol, oppure ancora il gol di testa di Maradona a Giovanni Galli nell'88, il 3-0 con doppietta di Carnevale nell'89, o quello più recente, gol di Di Canio mitico nel 94, o ancora quelli proprio recenti dell'era De Laurentiis, gol di Amsic coast to coast nel 2008 in qualificazione in Coppa UEFA attraverso i preliminari, e poi ancora la tripletta di Cavani nel 2011, oppure Higuain, Amsic e Gabbiadini nel 2015, ancora la rimonta targata Napoli di Sarri, doppietta di Zirischi, gol di Mertens dopo lo 0-2 Bonaventura Calabria. Insomma, qual è il vostro Napoli Milan del cuore? 339-666-9990. Tra un po', anzi subito, se volete fare domande al nostro prossimo ospite che è di casa qui a Radio Marte il giovedì, 0816-36-6363 per fare domande, mi raccomando, difficili a Luca Marchetti. Buongiorno Luca. Ciao, chiedo la clemenza della corte a questo punto. Si scherza, caro Luca. Allora io partirei subito dall'attualità, poi non so se c'è un Napoli-Milan che da appassionato di calcio, quale sei, e giornalista ovviamente, ricordi con particolare emozione. Ovviamente io ho fatto un elenco di Napoli-Milan, le ascoltate immagino, sì, sì. Ce ne sono anche altre, lo dico ai nostri amici ascoltatori. Nel frattempo Orsato Valeri, insomma, è proprio un po' provocatorio da queste parti, perché erano la coppia dei misfatti del 2018 Inter-Juve. Lo immagino, ma non mi troverai tirato per la giacchetta dentro sulle polemiche, che capisco, perché voglio dire, per carità, dovremmo fare un altro mestiere se non capissimo gli umori della piazza, della tifoseria, ma anche degli stessi addetti ai lavori. Però io sono sempre fiducioso, lo sai, quindi parto sempre da un concetto di assoluto garantismo e di assoluta buona fede. Non dico che non ci sono gli errori, per carità di Dio, ce ne sono, e anche tanti, alcuni anche gravi, gravissimi, però parto sempre dal presupposto che ognuno sta cercando di fare il meglio per questo bellissimo sport, e parto anche da un altro presupposto: senza gli arbitri non si gioca. Ah, quello sicuro, senza pallone, senza arbitri non, esatto, si gioca. Esatto. Sicuramente. Vabbè, allora tra un po' mi dici anche la tua su Napoli-Milan che ricordi. Nel frattempo ci ha chiamati Vincenzo, buongiorno. Buongiorno Dario, un grande saluto a Luca Marchetti. Senti Dario, la mia domanda per Luca è questa qua. Sì. Scusate se non parlo di Napoli, ma ne approfitto che c'è Luca. Allora Luca, indipendentemente da come finirà questo campionato, forse nell'era De Laurentiis, in questi 18 anni, si è mai presentato una situazione come quella dell'anno prossimo, fra Ospina, Goulam, Tuan Tebe e Marquit, poi ci sono Demme e Fabiano, un interrogativo, infine Mertens e Pedagna, un interrogativo. Ti volevo chiedere, vista la lentezza del Napoli nel chiudere le trattative, pensi che loro già avranno chiuso qualche operazione, specialmente sui terzini bassi? Olivera, okay, ce l'hai detto, il vice di Lorenzo, ti volevo chiedere, che non se ne parla mai. Grazie Vincenzo, grazie, carico a pallettone Vincenzo, anche se mi aspettavo su Napoli Milan, invece no Luca, purtroppo è il tuo destino, il mercato. Qualcun altro ti chiede pure se il Napoli esercita l'opzione per Anguissa, il Sarri è già fissato, deve venire concordato. Fabio, deve così venire mettiamo insieme le domande. Su Anguissa deve venire concordato, io credo che il Napoli un tentativo lo debba fare. Ha avuto un impatto molto importante con il campionato italiano, ne abbiamo visto l'importanza in questo periodo in cui non è stato disponibile e comunque non al 100%, si aspetta il ritorno come se fosse e come in realtà è l'equilibratore del centrocampo del Napoli. Io credo che il Napoli su Anguissa un tentativo lo faccia, se poi dopo riesca a strappare un prezzo utile, comodo, giusto, questo non te lo so dire, però sicuramente un tentativo lo fa. Per quanto riguarda il discorso dell'attacco, è un discorso molto, o dei terzini anche, molto ampio, molto profondo,
si potrebbe veramente andare incontro ad aree, come dicevi tu, a una rivoluzione, come a invece una terapia conservativa. Le strade sono aperte e nessuna delle due io credo che in questo momento sia assolutamente accantonata dal Napoli. Mertens non ha ancora rinnovato il contratto e viene utilizzato con il contagocce. Insigne andrà sicuramente via, Osimhen rimane, tutti, ma Dembe, Fabian, diceva l'amico Malquinez, io mi fermo proprio al centro, mi fermo proprio all'attacco, perché poi le altre, io credo che Dembe sia meno doloroso tra virgolette di Mertens, no? Per tutta una serie di motivi, indipendentemente dalla qualità, ma anche per un discorso di appartenenza. E lo stesso vale per Malquit. Oggi Di Lorenzo è un giocatore straordinario, secondo me è uno dei più positivi del Napoli in assoluto, quindi devi andare a prendere un'alternativa a Di Lorenzo. Sul discorso dell'attacco invece bisogna cominciare a pensare ai titolari, vero? Perché Mertens, al di là del fatto, ripeto, che oggi ho utilizzato con il contagocce, è un titolare soprattutto quando giochi tre competizioni. La sostituzione di Lorenzo Insigne deve essere sostituito con un titolare, è lì che il Napoli farà la differenza, è in quella zona del campo lì che il Napoli dovrà fare la differenza se vorrà mantenere questo status che oggi ha, perché oggi il Napoli si sta giocando il campionato ed è da un attacco forte obiettivamente, almeno dal punto di vista anche del, non dei gol ma della quantità di opportunità. Allora, questo amico Lello, il polemico da quarto, scrive: si sono scordati di Mazzoleni come compagnia a Valeri, effettivamente un altro che da queste parti suscita molte simpatie. Antonio dice una cosa anche giusta, per la verità, un po' di buona fede anche da un'altra direzione, no? Cioè nel senso di opportunità di Rocchi, di proporre proprio questo tandem. Vabbè, io sinceramente credo che in cuor suo spera di aver fatto la miglior designazione possibile. Speriamo. Da un punto di vista tecnico, certo, speriamo. Orsato per me è un grande arbitro, che poi abbia delle ritrosie dal punto di vista dei tifosi, per carità, certo. Però è un grande arbitro secondo me. Napoli Milan del tuo cuore o comunque quello che ricordi, Luca? Ma non te lo dico, perché io quello che ricordo con più freschezza è una sconfitta, quindi non te la dico. Ah, lascia sta. Ma perché, scusa, perché questa cosa? Perché tu mi dici Napoli Milan, a me mi viene in mente un Napoli Milan, non perché ne sia tifoso del Napoli o del Milan, ma perché mi viene in mente quello lì. Vabbè, lasciamo perdere. Che ha cambiato i destini di un campionato, solo perché. Quindi non te lo dico. Decine e decine di messaggi su questo argomento. Per esempio, scrive questo amico: voglio chiederti. Eccolo qua. Il gol, quello di Dicanio del 94, questo amico. Poi ancora. Ne scelgo uno per epoca: 2-1-87 Maradona, 1-0-94 Di Canio, 3-0-2008 Hamsik, gol dopo 60 metri di campo, il pensiero di Gigi. Luca, ecco, che partita? Hamsik, se scelgo fra quelli che hai citato tu, quello di Hamsik è stato entusiasmante, secondo me. È vero. Il mio Napoli 2-2, gol di Dennis al 93esimo, Goduria. Beh, sono tutti amici, anche piuttosto giovani, evidentemente. Effettivamente se ne cadde, tra virgolette, il San Paolo al 2-2 in rimonta negli ultimi minuti, Cigarini e Dennis. Luca, che partita è? Poi andiamo in pubblicità e stiamo ancora qualche minuto insieme. È decisiva, non è decisiva, è importante, indicativa? Non è decisiva, ma sarà importantissima. Sarà indicativa, non è decisiva perché mancano dopo questa 10 partite. E quindi anche se una delle due dovesse perdere rimarrebbe comunque a 3 punti, non cambierebbe nulla, assolutamente nulla. Però sarà una bella partita, sarà proprio una partita, non si può definire partita scudetto perché non assegna lo scudetto, ma è uno scontro direttissimo. Io non vedo l'ora di vederla, ti dico la verità, perché il Napoli mi sembra in crescita rispetto alle ultime apparizioni, anche se ha imparato a soffrire e ha imparato a capitalizzare, mettiamola così. Il Milan ha tenuto botta, ma non è in grandissima forma, ma ha dimostrato nel derby, che pur non è stata una partita spettacolare, di avere una voglia incredibile. A me quello che ha meravigliato di più del Milan nella partita contro l'Inter è stata la necessità, la voglia, la capacità di attaccare altissimo l'Inter e di mettere in difficoltà sin dai primi minuti, come per dire ti voglio parlare con le mani in faccia, no? Certo, poi magari certo. Ce le prendo, però intanto ti vengo sotto io per primo. Per me sarà una bella partita, bella, intensa. Anche se poi non dovesse venire fuori niente di spettacolare,
ma emozionante, diciamo, sì, e ci saranno gli amici della curva B con i tifosi che hanno già mandato, inviato a chiunque un volantino in cui ci saranno sciarpe, cori come bei tempi, insomma, già hanno anticipato questo. Caro Luca, ci fermiamo giusto 180 secondi e poi torniamo da te, ok? Sì. Con Luca Marchetti, con Antonio Tempestilli e tanti altri ospiti. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati sempre in diretta, siamo anche sul canale 655 della TV con Luca Marchetti. Caro Luca, eccoci qui. Eccoci. Allora, Luca da Melegnano, Milano, proprio dice il gol di Di Canio contro il Milan, di cui ha pubblicato anni fa il video col montaggio di Aurim. Siete grandi. E poi altri messaggi. Orsato è il miglior arbitro italiano, pensiamo a giocare che dipende solo da noi. Renato, un bel messaggio, anche se lo era. Si è un po' appannato, secondo me. Lo era. Certo, oggi non è che questa categoria è molto non produce grandissimi arbitri. Però questo per un altro discorso. Caro Luca, chiaramente venerdì sera c'è Inter Salernitana, il terzo incomodo, sì, potrebbe approfittare di questa partita? Per forza, vorrebbe approfittarne. Certo. Dovrebbe approfittarne. Dario, l'Inter in questo momento è in crisi di identità, perché ci siamo interrogati chiaramente, no, su questo momento di difficoltà dell'Inter. Non segna da quattro partite perché siamo andati a vedere i dati della produzione offensiva dell'Inter e fino alla partita col Milan erano gli stessi di prima. Psicologicamente il fatto di non segnare da Lautaro Martinez a 12 partite è un bel problema. L'Inter non si resta a scrollarsi di dosso questa apatia che gli si è appiccicata. Certo, il testa coda con la Salernitana è il miglior modo in teoria per riscattarsi, però è una Salernitana diversa da quella del girone d'andata, quindi non è da sottovalutare. E poi l'Inter ha sempre quella famosa partita in meno, infatti, che ci auguriamo che il collegio del CONI presto si riunisca. Io credo che con tutto, senza voler fare a nessuno, io credo che dipenderà dai risultati delle coppe. Sì, sì, no, ma è chiaro, però intanto il collegio si riunisca e decida per la probabilissima data, cioè per il prossimo recupero. Però la Lega che poi stabilisce quando si gioca, dipende poi da Inter-Liverpool, Liverpool-Inter e altre cose, sicuramente, questo è chiaro. Ne parliamo di questa partita, perché è la partita in cui Spalletti può essere determinante, o Pioli. Ne parliamo con Antonio Tempestilli, direttore, buongiorno. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Dall'altra parte c'è Luca Marchetti di Sky, che le faccio salutare. Buongiorno, ciao, Antonio, ciao, buongiorno, ciao, ciao. Buongiorno. Caro Luca, so che devi scappare, allora domanda prima, la prima domanda per Tempestire è la tua. Ah, la prima per me? È difficile, se me lo dicevi mi preparavo pure. No, Antonio sa benissimo coniugare la vita di campo e la vita da dirigente, perché nella sua carriera, nella sua lunga carriera, ha fatto tutte e due. E quindi, se chi meglio di lui può dirci chi delle due società oggi è più pronta per andare a inseguire questo sogno. Perché se guardiamo le panchine delle tre pretendenti, le tre dell'Ave Maria, come l'ha chiamata Allegri, che è il più furbo di tutti perché intanto si sfila, nessuno dei tre ha vinto il campionato. È vero, questo può contare. A parte Spalletti con lo Zenit, però in Italia, certo, in Serie A. Beh, sono tre allenatori che sicuramente hanno grande entusiasmo, grande voglia di poter raggiungere il traguardo, no? Importante. Hanno tre formazioni molto competitive entrambi e stanno dimostrando di fare un ottimo campionato. Io credo che questo campionato, questo scudetto si aggiudicherà alla fine. Il Milan ha lavorato molto bene, sta lavorando molto bene, anche sta lavorando anche con obiettivi di calciatori importanti, ma di una certa età, quindi anche per un futuro, prosegue per un futuro. Il Napoli sta già da una base solida, sta lavorando anche bene, inserendo giocatori importanti, quindi voglio dire, quella che più di tutti era già strutturata era l'Inter, che continua, diciamo, a mantenere il suo cammino, però in questo momento sta avendo qualche difficoltà, sta trovando qualche difficoltà, ma credo che poi alla lunga verranno fuori tutti i valori, quindi credo che il campionato si disputerà veramente fino all'ultima giornata. Caro Luca, grazie intanto per il tuo intervento. Grazie a presto. A voi. Un abbraccio. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio, ciao, con Luca Marchetti. Ciao. Luca Marchetti, torno ad Antonio Tempestilli, perché chiaramente lui ha lavorato a braccetto con Luciano Spalletti per diversi anni. Io ne parlammo già qualche tempo fa, caro direttore, cioè del fatto che Spalletti qui a Napoli sta mantenendo
un profilo di comunicazione al di là di qualche piccola cosa. Dopo Lazio-Napoli ha detto quello che ha detto, non rompete le scatole, diciamo così, questa squadra ha carattere. Però io credo che Spalletti, forse più di Roma dell'ultima stagione, ha proprio in pugno lo spogliatoio, o sbaglio? Beh, da quello che posso vedere dall'esterno, certo. sembra di sì. È evidente che poi i risultati agevolano l'allenatore in questo senso. Sai, quando le cose vanno bene, va bene tutto, poi tra virgolette anche i giocatori che tra virgolette sono un po' più scontenti si adeguano alle situazioni. Quando poi invece le cose vanno male, tutti alzano un pochettino la cresta. Ma Luciano è talmente forte sotto questo punto di vista che sicuramente ha dato motivazione a tutti quanti, e quindi viene tutti sulle spine e al momento giusto, quando li inserisce, riescono tutti a dare il loro contributo. È evidente che poi un pizzico di fortuna occorre per poter raggiungere un obiettivo importante, e speriamo che questa fortuna, ecco, non gli volti le spalle e possa accompagnare il Napoli fino alla fine del campionato. Serve anche quello. Ha tenuto bene, diciamo, il timone in momenti di difficoltà, anche se Napoli qualche momento di difficoltà l'ha avuto, soprattutto per gli infortuni, ma anche per qualche gara sbagliata. No, soprattutto anche nel momento in cui c'è stata la Coppa d'Africa, dove sono mancati determinati giocatori importanti. È vero. Le chiedo anche, come le prepara queste partite Spalletti? Queste gare molto attese, cioè cavalca l'onda, tranquillizza, guarda, come fa? Lui è sempre molto molto sul pezzo, cioè non dà nulla per scontato, è un professionista serio, un gran lavoratore. È evidente che quando ci sono partite di un certo spessore, non c'è bisogno poi di spingere un po' troppo sull'acceleratore, perché i calciatori sono già da soli consapevoli di cosa vanno ad affrontare, no? Per cui domenica sarà una partita fondamentale, non tanto per la corsa, diciamo, definitiva allo scudetto, perché ripeto, il campionato si disputerà, ci sono altre 10 gare, certo, però darà sicuramente una motivazione, una consapevolezza di grande forza a tutto il gruppo, a tutto l'ambiente, e questo potrebbe dare ancora una maggiore spinta per arrivare in fondo. Vedremo, ne parliamo ancora magari con Antonio Tempestilli, che ringrazio e che saluto. Grazie direttore, alla prossima. Ciao, grazie, buon lavoro. Grazie, ciao, ciao. Grazie all'ex direttore della Roma, Antonio Tempestilli, ovviamente anche ex marcatore acerrimo, anche di Maradona, difensore di livello. Allora, un po' di messaggio, poi andiamo in pubblicità. Il mio Napoli-Milan risale al 20 giugno 76. Avevo 12 anni e fu la mia prima volta al San Paolo, fase finale di Coppa Italia. 2-1 col di Savoldi al 16° pari di Benetti su rigore. All'81esimo il gol di Savoldi su rigore 89esimo. Il Napoli vinse poi la finale a Roma 4-0 contro il Verona. Ciao da Angelo Amato da Sant'Egidio del Monte Albino, da Salerno. Bella, bellissima, insomma, vittoria Coppa Italia indimenticabile. Io ero troppo piccolo lì, però effettivamente era un bellissimo ricordo. Ricordo il Napoli Mazzarri, forse 2010, 2-2 con reti segnate al 93esimo, 95esimo. Denis, ci fu un boato allucinante. Sì, assolutamente sì, quella è vero, una vittoria, un pareggio emozionante che equivale quasi a una vittoria. E poi ancora altri messaggi. Ero allo stadio, non ricordo l'anno, ma 1-0 gol di Condor Agostini su erroraccio di Sordo. Max da Londra, te lo ricordo io, era il 21 maggio del 1995, appunto, gol di Agostini, un Napoli purtroppo già in calo rispetto ai fasti di qualche anno prima. Ci fermiamo, tra un po' Bruno Longhi e tanti altri ospiti. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci sempre in diretta, qui vi parla Dario Sarnataro, insieme ancora siamo alle 14, vi ricordo l'appuntamento di questo pomeriggio 18-19.30 con Gianluca Gifuni ed Elisa, poi Marte Sport Live tiro al bersaglio 19.30, 20.30 questa sera con Enrico Fedele. Tanti messaggi da parte vostra, ascoltiamo questo messaggio vocale se Mario è d'accordo, Palligiano. Buongiorno Radio Marte, ciao. Il mio Napoli-Milan. Ecco, il gol di Paolo Di Canio sotto la curva che ha fatto ballare a tutti i difensori del Milan. Ricordi indelebili per chi ama Napoli. Buona giornata Ciro da Trieste e forza Napoli. Ciao Ciro, altro messaggio vocale, eccolo qui.
anzi subito solo il 3-0 di Cavani, ragazzi, come vorrei 3-0 di Osimhen. Non sarebbe proprio male, devo dire. Poi il 54 scrive: forse vogliono rimediare agli errori, simpaticamente con riferimento alla designazione arbitrale. E altro messaggio vocale, eccolo qui, se riusciamo, vediamo un attimo, sono tantissimi davvero, eccolo. Dario, per me la partita più benevola fu dell'87 con quel gol di Maradona, uno dei più bei gol di tutti i tempi, fu bellissimo. Ragazzi, non so se i giovani tifosi, penso di sì, perché è un gol storico. 26 aprile 87, lancio di Giordano, Maradona stoppa di sinistro d'esterno, sempre al volo di sinistro, scarta il portiere e mette palla in rete, andando anche sotto le gambe di Maldini e di un altro giocatore, Tassotti forse. È un gol incredibile, Filippo Galli. Questo amico Francesco da Caserta ricorda De Canio, anche lui, il gol che fece impazzire Maldini, Di Canio ovviamente. Poi ancora 2-2, moltissimi dicono, moltissimi 2-2 in 4 minuti, che è buato lo stadio. Ciao Carlo, andiamo da Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno. Allora, la curva B, ultras della curva B, ha annunciato una bolgia al San Paolo, cori, sciarpe e bandiere, in alto i cori, per una squadra che ci onora, ed è davvero una bella vigilia, confortante rispetto al silenzio dovuto, per carità, ad un improvviso lutto al quale ci uniamo, cioè al quale cordoglio ci uniamo ovviamente, che bloccò i cori Napoli-Barcellona. Stavolta bolgia sarà. Sì, è una, come dicevi tu, un bel presupposto per la vigilia. Mi auguro che si tramuti pure in una bella atmosfera durante la partita, perché penso insomma che del tifo di una volta, del tifo costante, ne abbia bisogno il Napoli nel corso della partita di domenica. Beh, è un fattore molto importante. Oggi potremmo avere secondo te novità sulla disponibilità di Anghissa? Sì, perché si è allenato in gruppo. Beh, ha fatto l'intera seduta in gruppo di allenamento, quindi credo insomma che vada verso la convocazione. Lozano manca ancora un pochino, perché ha fatto ancora un po' di personalizzato, però anche se ha lavorato in gruppo, quindi credo oggi è giovedì, quindi ci sono domani e dopodomani che sarà convocato, ma penso giochi Lobotka. Eh sì, Anghissa è un'importante alternativa, c'è anche Elmas, c'è Demme, adesso facciamo le corna, perché ogni volta che Napoli ha recuperato ha perso qualcun altro, quindi per carità. Però insomma, qual è il tuo Napoli-Milan del cuore, caro Pasquale? Non so se hai seguito, abbiamo elencato 10-11 Napoli-Milan storici, ma anche più recenti, no? Il gol di Higuain insieme a quelli di Amesic e Crebiadini nel Napoli di 2015, ma anche quello di Sarri che ribaltò il 0-2 con Zielinski due volte, con Mertens, oppure quelli di Maradona, di Canio. Qual è il tuo Napoli? Guarda, io ne dico uno forse meno famoso, sì, perché però qui sono legato molto, perché ero allo stadio e lavoravamo anche in condizioni difficili, perché pioveva molto, il 2-2 con il gol di, non ricordo ancora il boato, il gol di Dennis. Beh sì, è vero. Molti l'hanno ricordato, perché è recente, perché fu un'emozione vibrante, no, anche se proprio ruggito, Dario, fu proprio, sì mi ricordo, proprio un ruggito, esatto. Mi ricordo Gennaro Iezzo che entrò in campo, era il portiere di riserva in quel caso, entrò in campo con un balletto, proprio arrivò fino a quasi a metà campo e poi arrivò andando a abbracciare ovviamente Dennis sul 2-2. E può essere determinante per te, Pasquale, questa partita. Come la sta vivendo l'ambiente azzurro? No, l'ambiente azzurro lo sta vivendo con grande consapevolezza e grande tranquillità, perché vincere con il Milan significherebbe dare un segnale forte. È giusto che in città invece si sogni e ci sia entusiasmo per questa partita. Lo diciamo sempre, la squadra deve cavalcare l'entusiasmo e non trasformarlo in euforia. L'euforia è pericolosa, l'entusiasmo no. È vero, tra l'altro ovviamente ci sono altre 10 partite poi dopo questa, esatto, di domenica sera, anche alcune difficili. E poi c'è Verona, che in questo momento per me è la più difficile di tutte, considerando gli ultimi trascorsi del Napoli, cioè perso la Champions l'anno scorso, quest'anno insomma pure è stata una partita difficile, vai a giocare al Bentegodi, quindi vincere col Milan però poi devi dare seguito, e ribadisco, quella col Verona credo che forse sia il vero banco di prova, perché è la squadra che come tipo di calcio fa soffrire di più il Napoli, quindi devi, come dire, superare i tuoi limiti per poter davvero pensare di vincere lo scudetto. Abbiamo già detto, non ci sono molti dubbi almeno ad oggi di formazione, no? Perché Elmas va in panchina, Politano
Zielinski, Insigne con Osimhen, con Lobotka e Fabian, con il quartetto difensivo ormai solito, non credo possano esserci cambiamenti. Chiaro che Spalletti, allora, al netto di situazioni che al momento non conosciamo, dicevi tu, insomma, bisogna insomma ovviamente aspettare che si arrivi a sabato. Io credo che non ci saranno dubbi per quanto riguarda la formazione. L'unica variazione rispetto alla partita di Roma è appunto Lobotka titolare al posto di Demme. Poi per il resto mi sembra che Politano abbia meritato la conferma sulla fascia destra, sta facendo bene. Ovviamente non parlo di Insigne scontato, anche Osimhen, quindi la formazione credo sia fatta. Spalletti con suo staff, prima di salutarti, sta sicuramente valutando, diciamo, come fermare, chiaro che il Napoli non è che si snatura, però gli accorgimenti tattici. La catena di sinistra, che in questo momento è quella che fa più paura di questo Milan, Teo Hernandez e soprattutto Rafael Leao. Sì, è importante perché significa insomma che Politano e Di Lorenzo devono sacrificarsi molto. Da quel lato probabilmente hai Fabian, quindi anche lui insomma dovrà stare attento, però credo che il Napoli proverà a metterli in difficoltà con le sue caratteristiche, cioè tenendo di più il pallone, non farà la partita per limitare il Milan e basta. È così. Caro Pasquale, grazie per il tuo intervento. Buongiorno, ci sentiamo più tardi. Ovviamente. Ciao, ciao. Grazie al nostro Pasquale Tino. Un po' di messaggi. Allora, letto ora che il Napoli rischia punti di penalità con varie squadre di Serie A. Dario, buonasera, ne sai qualcosa di certo? Pasquale Mallardo, no, il riferimento credo al discorso sulle indagini sulle presunte plusvalenze, presunte per, dal punto di vista normativo, no? Dal punto di vista etico, ovviamente. Non credo che rischia punti di penalità il Napoli, soprattutto che ha l'unico caso Osimhen, altri ne ha più casi, credo più sanzioni amministrative eventualmente. Orsato, il ritorno al killer dello scudetto rubatissimo 2018, che schifo, che schifo, che schifo, non ne possiamo più di questo calcio lurido e marcio, scrive questo amico arrabbiatissimo per la designazione. Poi ancora, con Orsato lo schifo è assicurato, la persona meno adatta, scrive questo amico, si vuole a tutti i costi rovinare una giornata di calcio per il Napoli ma anche per il Milan, scrive Luca. Beh, parliamone dopo, è chiaro che dal punto di vista dell'opportunità Rocchi poteva scegliere diversamente, soprattutto perché ha accoppiato a Orsato Valeri, anche lui, anzi era lui il responsabile VAR, come lo sarà domenica al Maradona, di quel famoso Inter-Juventus. Jack scrive: il valore di Fabian è salito alle stelle, come si comporterà il Napoli? Beh, purtroppo essendoci una difficoltà al momento a rinnovare il contratto, io penso che Fabian potrebbe andare via in estate, purtroppo. Napoli-Milan 2-2, gol di Denis al 94esimo, scrive Roberto, il suo Napoli-Milan del cuore. Poi ancora eccolo qua, quest'altro amico dice: quest'anno possiamo stare tranquilli a livello arbitrale, a pagarne le spese sarà l'Atalanta, come in effetti è già iniziato. Luca da Capodimonte, pensiero di Luca, insomma. Non è che Orsato e Valeri ci tornano quello che ci hanno tolto, vedi, il tema è abbastanza sentito, chi lo sa, speriamo, anzi no, speriamo che non facciano proprio niente, perché quella è la cosa fondamentale, che non incida sul risultato finale la direzione arbitrale. Ieri ho visto l'esterno offensivo della Fiorentina di colore fortissimo, non riuscivano a mantenerlo, non ricordo il nome, giovanissimo, mi piace molto Antonio Iconè, non è tanto giovane ma è certamente un buonissimo giocatore. Secondo me, dice questo amico, dovremmo fare qualche gol in più, ne parleremo e qualcuno ce lo dovranno dare per buono. Pietro da Napoli, vediamo, forse ne basterà uno. E ancora tantissimi davvero messaggi. Allora il gol più bello sarà quello di domenica di Osimhen, speriamo, caro amico. Poi mi auguro che le sciarpe e le bandiere che sono citate nel comunicato della Curva B siano davvero azzurre, non come quelle usate di solito, nere, scure e Gaetano. Beh, non credo di no. In questo senso, a carnevale ogni scherzo Valeri, Antonio scrive, beh, speriamo di no anche in questo caso. Come si fanno a ricordare Napoli Milan dell'88, bravo caro Massimo, del 1988, 4-1, un gol di Maradona di testa dal trequarto, il minuto dopo Careca, Francini ancora Careca, che ricordi, era il Milan imbattibile, scudettato di sacchi e degli olandesi, Massimo da Napoli. Era il 27 novembre 88, fu anche un po' la rivincita, no? dell'88 precedente, non lo nominiamo, doppietta di Careca, come dici tu, Maradona di testa, un gol incredibile, Giovanni Careca da metà campo e Francini. Poi anche, devo dire, la doppietta di Carnevale e il gol di Maradona nel primo ottobre dell'89, 3-0, fu
fantastico e magnifico, devo dire. Poi abbiamo detto già la tripletta di Cavani, qualcuno ricorda anche il 4-2 del Napoli sul Milan nel 2016 con doppiette di Milik e Callejon. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, continuate a scriverci il vostro Napoli Milan del cuore al 339-666-9990. Intanto Gigi Soriano da Del Cambio, ai noi, a Mario Palligiano, a tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, cari amici. Tanti messaggi sui vostri Napoli Milan del cuore. Non ero ancora nato, ma chi conosce la storia della SSC Napoli sa bene che il Napoli Milan per antonomasia non può che essere il 27 aprile 87. Mirko da Parigi, sì, il 2-1 appunto, un gol di Maradona, fantastico, fantasmagorico. 26 credo aprile. Comunque, quello è sicuramente. Ne parliamo del Napoli Milan di domenica prossima con chi ha vestito entrambe le maglie, Beppe Incocciati. Ciao Beppe, buongiorno. Buongiorno a tutti. Come stai? Qui siamo carichi, a queste parti. Mi sembra anche giusto. Che cosa può dire? Quanto scudetto può valere questa partita? Può valere tanto, come no? Anche perché l'Inter è un po' in affanno, anche se è una partita da recuperare, però ha un po' le polveri bagnate lì davanti e questo può, diciamo, è motivo di preoccupazione, no? In casa sì. Inter è vero. Il Napoli continua ad essere la miglior difesa e quindi è un aspetto importante, a mio avviso deve alzare sì. un po' il livello realizzativo, perché un po' si è fermato per strada e quindi in questo momento dove siamo, insomma, a ridosso di un campionato che volge alla fine, Napoli deve per forza aumentare quello che è il reparto offensivo sotto aspetto realizzativo. È vero. Sta segnando poco. Se vuole poco. Puntare alla grande. Ne parliamo anche, Beppe, se sei d'accordo con un maestro assoluto di giornalismo televisivo, Bruno Longhi. Ciao Bruno, buongiorno. Ciao, buongiorno. Grazie per essere con noi. Ascoltavi Beppe Incocciati dall'altra parte. È chiaro che si parla molto di Napoli-Milan, caro Bruno, da queste parti. Cosa può dire questa partita? Domenica sera chi uscirà sconfitto potrà dire addio, potrà dire arrivederci, è ancora tutto in ballo. Ovviamente c'è l'Inter che gioca venerdì con la Salernitana. Io mi sono fatto in questi ultimi tempi un'idea ben precisa, che non esistono più le partitissime decisive. Le finali, diciamo, ecco. Com'è? Le finali, diciamo, non esistono in questo caso. No, ma nel senso che già ne abbiamo viste altre, abbiamo visto il derby, anche quello di campionato, cioè perché la trappola è dietro l'angolo, ormai le squadre cosiddette piccole giocano tutte quante molto bene, sono attrezzate per far giocare male le grandi, cioè, non siamo più negli anni in cui, insomma, Inter-Salernitana era una partita scontata, non è più così. Poi ci sono poi squadre che giocano bene, perché se tu oggi vai a affrontare il Sassuolo, la Fiorentina, il Torino, il Verona, non hai la certezza di vincere queste partite. È chiaro che uno scontro diretto Napoli-Milan vorrebbe dire, in caso di successo del Napoli, togliere 3 punti al Milan e viceversa, questo è fuori di dubbio. Però un mese e mezzo fa tutti parlavano dell'Inter come, non come la stragrande favorita, ma come la squadra che aveva già praticamente ipotecato il 20° scudetto, e poi è successo quel che è successo, e questo, diciamo, che se vogliamo è anche il bello di questo campionato, lo rende affascinante perché c'è quell'imprevedibilità che sembrava non dovesse sussistere, per cui è un campionato che dà la possibilità al Juventus di rientrare, al Napoli di ritornare ad esprimersi come ha fatto nella prima parte del campionato, al Milan di tentare di risolvere i suoi problemi e all'Inter invece di cercare adesso di ritrovare la via che in maniera piuttosto clamorosa ha smarrito, soprattutto alla luce dell'ultima prestazione nel derby. È vero, assolutamente. Torno a Beppe Incocciati, perché Beppe è stato un attaccante importante, si decide lì, dicevi poco fa, il Napoli deve trovare, diciamo, l'assonanza con tanti gol, Osimhen, Insigne, dall'altra parte Leao, sono questi i giocatori che possono essere decisivi in Napoli-Milan di domenica sera? Beh, sono coloro che hanno la responsabilità di chiudere le partite, certo che no, non dipende soltanto da loro, a volte giocatori che fanno parte di quelle linee di gioco hanno le caratteristiche per poter risolvere le partite anche non per forza passando attraverso
giocate preordinate, quindi la fantasia, l'imprevedibilità degli attaccanti deve essere messa a disposizione sempre, anche quando diventa difficile giocare al calcio. Su chi punti, Beppe? Su chi punti? Dacci una speranza, no, scherzo. Ma io credo che tutte e due le squadre stanno in ottima salute, e quindi può succedere di tutto. Io non posso esprimere, almeno secondo mio parere, non emerge nessuna delle due squadre un pensiero mio che mi possa far dire meglio l'una che l'altra in questo momento. Credo che tutte e due hanno nelle corde la possibilità seria di vincere lo scudetto, però queste gare vanno giocate, vanno vissute e soprattutto vanno preparate prima che esse siano giocate, e dipenderà molto da come la si prepara la gara sotto l'aspetto psicofisico, e questo è compito non solo dei giocatori, è compito di tutti, dei medici, dei preparatori atletici, vero, dell'esigente. Quindi sono tutte piccole cose che mette insieme, se si riescono a mettere insieme nel modo migliore, certamente danno la forza in più. Caro Beppe, grazie, un abbraccio, buona giornata, presto. Un saluto a Bruno Longhi e fatti dire la tua curiosità che mi ha passato qualche... Poi noi ci sentiamo più tardi, Beppe. Quale curiosità? No, voglio sapere a questo punto, che è successo? Non... La devo dire io? Sì, a questo punto sì, se puoi, Bruno. Che il 3 marzo del 1985... in Milan-Napoli 2-1, 3 marzo, Beppe segnava il gol della vittoria del Milan, che il 3 marzo del 1991 segnava il gol della bandiera del Napoli, in Milan-Napoli ancora, giocata a San Siro, ma quella volta vinta dal Milan, per cui Beppe Incocciati che segna il 3 marzo nel corso di Milan-Napoli, vabbè, due partite dal destino sempre in chiave rossonera, però si giocava a San Siro. Bellissima questa curiosità, peccato che domenica non sia 3 marzo, magari giocavi per il Napoli e segnavi tu stavolta. No, ma la giocavano oggi, Certo, ho capito. Un grande giornalista, proprio perché riesce a... Assolutamente. ...straordinaria, quindi io non mi ha preso la sprovvista perché non ricordavo assolutamente, non avevo assolutamente... Due gol il 3 marzo, due gol, una volta col Milan, una volta col Napoli, anche se... A San Siro, insomma, quindi... Non è uno stadio qualsiasi. Grazie Beppe, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao. Prima di salutare Bruno Longhi e di ringraziarlo davvero per il tempo che ci stai dedicando, Bruno, ti chiedo, Leao Osimhen, questi due ex Lille possono essere coloro che spaccano le partite? Perché io immagino certamente la partita intensa, emozionante, ma con Pioli e Spalletti che la studieranno, la giocheranno anche un po' a scacchi per limitare l'avversario. Allora, premesso che il Napoli ha la miglior difesa e ha la più alta percentuale di possesso palla del campionato, per cui questa la dice lunga su quelle che sono le possibilità del Napoli. Ecco, se dobbiamo usare il verbo spaccare la partita, è più Leao che spacca le partite, perché con le sue fughe dirompenti inarrestabili è uno che la spacca veramente la partita, anche se Leao, lo potrete verificare anche domenica, lui gioca al massimo 60-65 minuti e poi viene tolto perché per una questione di dispendio di energie a furia di scatti, poi ad un certo punto lascia il posto a Repice. Osimhen non la spacca, ma la può decidere. E qui, sai, spaccare la partita vuol dire far modificare quello che è l'assetto tattico, però puoi anche far modificare l'assetto tattico di una partita e non vincerla, insomma, ecco. Ci sono queste piccolezze, sottigliezze che secondo me è doveroso precisare. Assolutamente sì. Bruno, davvero grazie per il tuo intervento. Buona giornata e buon lavoro a Bruno Longhi, maestro di giornalismo. Tanti messaggi, questo amico disse: fu una settimana incredibile, vittoria a Torino con la Juve 5-3 contro Petta di Careca, vittoria in Coppa UEFA in trasferta 1-0 con il Bordeaux e poi il Milan, la settimana perfetta a proposito di quella vittoria nell'89 contro Petta di Carnevale. E poi ancora dov'è questo qua? L'Eurogol di Ticani solo contro 5 sotto la curva, l'abbiamo ricordato assolutamente. Non so se c'è il prossimo ospite, Gigi Soriani. Non ancora, allora un po' di messaggi, se no andiamo ai saluti ovviamente. Napoli Orsato, Napoli Milan Orsato, speriamo soltanto non si trovi di nuovo vicino alle azioni, forza Napoli sempre, Roberto da Latina. Poi ancora, è fondamentale il recupero di Lobotka, la squadra non può fare a meno delle sue geometrie, Peppino 73.
86, è vero, molto importante il recupero dello slovacco. Anghissa pure ha lavorato totalmente in gruppo, quindi potrebbe o dovrebbe essere convocabile. Questo amico scrive ancora: gol di Lavezzi, anche se perdemmo, quel pallonetto col sedere a terra del Pocio a Dida, alto 2 metri, goduria pura Pocio. Sì, ricordo anche io quella partita del 2013, credo, del Napoli, che appunto perse in casa. Mick Danolla chiede: secondo voi il Napoli punta sul mercato straniero trascurando per motivi economici il mercato italiano? Anche sicuramente meno dispendioso quello straniero, però insomma adesso ci concentriamo sul Napoli Milan. Era lo stadio 1-0, gol di Agostini, Max, sì, quel del 95, poi ancora il Napoli che vinse 3-1 con gol di Hamsik, Domizzi e Garic, scrive Arturo, e ricordo bene il coast to coast appunto di Marek Hamsik. Ancora messaggi: Orsato ambisce un'altra finale di Champions League come quella della guagnata dopo Inter-Juventus da Bakuri. Ai, qua ci metti un po' di veleno, giustificato per quello che è accaduto, sia chiaro, però speriamo non sia come dici tu. Messaggio vocale, ascoltiamolo insieme, eccolo qua. Ciao Dario. Ciao. Complimenti sempre per la trasmissione. Io grazie. Volevo dire una piccola cosa sul fatto di queste magliette. Se non mi sbaglio, questa è l'11ª maglietta. Io sono uno che ha sempre sostenuto De Laurentiis, diciamo, la sua politica in questi anni. Però il fatto di cambiare queste magliette ogni 2 mesi, ogni 3 in Pasqua, Natale, Carne, ma non lo so. Una maglia colorosa come il Napoli non lo merita. Volevo sapere tu che ne pensi. Jack. Lo so che purtroppo ci sono delle situazioni chiaramente legate al dovere di marketing e merchandising. Alcune sono belle, devo dire, però effettivamente poi cambiarne tante, 11, 12, 13 all'anno mi sembra un pochino troppo, caro amico. Bene, siamo in chiusura praticamente. Se perdiamo 7 punti di vantaggio che abbiamo sulla Juve, certamente colpa nostra. Renato ancora insiste: sicuramente il Napoli deve pensare a giocare bene, è quello che sta pensando sicuramente Spalletti. Altri 2 messaggi vocali, poi vi salutiamo. Eccolo qui un messaggio. Il mio ricordo a Napoli-Milan è dire a Nuciari in una sera in un ristorante che io gestivo: sono quello che ti ha visto subire uno dei più bei gol da Maradona. Quello è un ricordo indelebile. Effettivamente, non male. Penso che ti riferisci al Napoli, a Milan-Napoli a San Siro, gol di Maradona. Altro messaggio. Ciao ragazzi. Ciao. Il gol più bello, il Napoli-Milan più bello è quello là dell'87, il primo scudetto, dove Diego fece magia, sì. Evitò con un solo palleggio Maldini, Baresi e Giovanni Galli, non gli ultimi arrivati, diciamo. Grande 26 aprile 87, anche il mio primo Napoli-Milan del cuore. Poi ce ne sono altri sicuramente, del Betta di Cavani, altri, quelli con Maradona, con Careca, Di Canio sicuramente, ma quello davvero è incredibile, perché è stato deciso da un gol fantastico, quasi diciamo trascendente, metafisico, di Diego Armando Maradona, come ne ha fatti tanti altri. Ci fermiamo qui, tra un po' arrivano gli amici Very Good, Diego Laurenti e Vincenzo Donestis, vi ricordo 18-19:30 Gianluca Giuffoni ed Elisa, per accompagnarvi sino al 19:30 di Marte Sport Live della sera, con filo diretto con Enrico Fedele. Saluto e ringrazio tutti voi, saluto Gigi Soriani e Mario Palleggiano, da parte mia Dario Sarnata, è tutto, microfono a Vincenzo e a Diego, ciao!